Prende vita all'interno degli scavi di Pompei la prima delle tre giornate del Pompei Street Art Festival. Gli artisti provenienti da Olanda, Argentina, Canada e Iran hanno realizzato le loro opere vicino a graffiti e disegni dell'antica Pompei. Un messaggio che il sindaco Carmine Lo Sapio sintetizza così. È il messaggio che abbiamo sottoscritto, diciamo, perché questo non è solo un messaggio, è quello di una compartecipazione in quella che è la Pompei antica e la Pompei moderna, e che già adesso ha dato una grande visibilità alla città nuova in particolare. Questo lo dico anche con la dovuta umiltà. Dunque, l'arte come veicolo di promozione territoriale, che parte proprio dalle opere di strada, di decorazioni e di messaggi sociali, come spiega Nello Petrucci, ideatore e produttore della kermesse. La street art non è solo decorazione, e gli artisti, quelli selezionati a dipingere negli scavi, sono di altissimo spessore e siamo orgogliosi di averli qui in questa giornata fantastica e riportare a casa la street art, come dicevo prima, è una delle emozioni più grandi che possa ricevere nella mia vita e nella comunità. La street art ritrova così a Pompei antica, dove i graffiti e i disegni sono matrice di storia, una sua origine, come lo stesso direttore del parco archeologico Gabriel Zugtriegel ci racconta. L'arte sulle strade di Pompei è street art antica, solo che solitamente non la chiamiamo così. Oggi abbiamo la fantastica occasione, grazie a una sinergia con il comune di Pompei, con Pompei Street Art Festival, di avere qui dentro degli artisti contemporanei che fanno arte, ovviamente non dipingono sui muri antichi ma sui pannelli, ma che mettono in dialogo l'antico e il contemporaneo. Quello che sempre deve accadere in un sito archeologico. Sino a sabato 24, la musica, la street art, un concorso cinematografico internazionale di corti e docufilm animeranno le strade pompeiane, accogliendo gratuitamente tutti i partecipanti.